Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi in questa nuova puntata di questa rubrica andremo a vedere insieme la nuova collezione di Kiko Milano che si chiama Mini Diva. Come avete visto nei miei precedenti try on in merito appunto alle collezioni Kiko, che vi lascio magari qui in alto nelle schede se non le avete ancora visti, queste capsule collection sono realizzate sempre ogni volta da dei diversi designer. Allora io direi di partire con i prodotti e iniziamo dal primo, che è un bronzer. Le confezioni comunque, ragazze, sono carinissime. Come sapete, Kiko ci tiene tantissimo al packaging dei propri prodotti. Qui abbiamo il bronzer, spero che riusciate a vederlo. Faccio vedere rispetto alla cipria di NYX la grandezza e lo vado ad applicare con i loro kabuki. Vado a simulare quello che avrei fatto io se mi fossi portata in viaggio questa collezione. È un po' polverosetto, quindi state attente quando lo applicate a realizzare il mio contouring in maniera proprio leggera. Allora, il colore è molto caldo, quindi non è un bronzer freddo. Come potete vedere è abbastanza caldo e abbastanza pigmentato, anche perché sto leggermente sfiorando la cialda del prodotto. E devo dire che il pennellino si comporta anche lui abbastanza bene, anche qui sulla fronte. Così a primo impatto devo dire che si sfuma abbastanza bene, quindi un prodotto molto modulabile e sfumabile, quindi va più che bene. Ora vado ad applicare invece il blush e lo applichiamo sempre con lo stesso pennellino. Guardate in confronto il blush e il pennello, quindi sono entrambi molto piccolini. Oh, è bello pigmentato, non me lo aspettavo così pigmentatino. È vero che non sono nemmeno ancora molto abbronzata, ho giusto preso un pochettino di colore. E vado a utilizzare prima questo ombretto, che è il numero 01, che è quello un po' più chiaro. Li sbocciamo entrambi sulla mano. Non è male, questi due sono gli swatch. Devo dire che non sono proprio così malvagi. Mi aiuto con un pennellino, facciamo una cosa abbastanza semplice. Quindi con quello chiaro vado ad applicare nell'angolo interno del mio occhio. Proviamo con le dita. Forse con le dita è leggermente più pigmentato. Sotto l'arcata sopraccigliare. E la voglio andare ad applicare anche come illuminante, vediamo. Bello come illuminante anche. Non è malvagio, è abbastanza chiaro. Calcolate che, come ben sapete, io sono chiarissima, quindi... Ora, con la parte invece più scura, vado a intensificare l'angolo esterno. È bello pigmentato. Cioè, non è un ombretto che vi permette di fare chissà quale make-up, anche perché... Se vi portate dietro solo questa collezione, diciamo, se seguite il concept che può avere questa collezione, quindi di portarla dietro così com'è, completa, cioè non è che potete realizzare chissà quanti make-up. Sfumiamo per bene anche nella piega. Di sfumare si sfuma, però dobbiamo un attimino lavorarlo un po' di più. Ora non sto andando a realizzare un make-up eccezionale, era giusto per farvi vedere un po' come si comporta l'ombretto sulla palpebra. Andiamo a prendere la matita, che è una matita nera, e vediamo come si comporta all'interno della rima. Questa devo dire che è abbastanza scrivente, non me l'aspettavo così scrivente, invece ha scritto parecchio. La picchietto un po' anche tra la rima inferiore e la vado a sfumare con un pennello penna, sempre con l'ombretto numero 03, giusto per dare una definizione all'occhio, perché non mi piace applicare la matita che va solo all'interno della rima. Devo dire che è anche abbastanza sfumabile, vediamo. Applico un po' qui nell'angolo esterno, vado un attimino a sfumare. Sì, vedete che comunque si sfuma abbastanza bene. E andiamo a utilizzare il mascara. Mascara appunto, anche lui è mini. Lavoriamolo per bene, che in questo modo il prodotto penetra
bene all'interno delle ciglia. Non vi fa delle ciglia molto diverse da un altro mascara. Non le rende brutte, cioè da come potete vedere l'effetto non è male, è un po', cioè mi deve piacere un po' questo effetto un po' non è grumosino, questo effetto un po' così piccicatino. Guardate, questo è l'effetto con e questo è senza. Ora, come ultimo, andiamo ad applicare il rossetto. Questo è il confronto rispetto a un rossetto di Mulac, la differenza sia dello stick ma della confezione stessa, che è anche molto più piccolo. E questo è il risultato finale del rossetto. Ha un finish semi matte, ma come potete vedere lascia leggermente il segno, quindi non è assolutamente no transfer. Come effetto sulle labbra è molto morbido, non lo sentite eccessivamente. Credo che abbiano scelto questo colore perché va a rispecchiare quello che è il concept della collezione, quindi una diva uno se l'aspetta con un rossetto rosso. Considerazioni finali su questa capsule collection. Allora, mi piace tantissimo la loro portabilità, se così si può dire, diciamo il concept di averli tutti in un'unica pochette, mi piace. Sono dei colori molto semplici, quindi sicuramente se siete appassionati di make up potete già possedere queste colorazioni qui, quindi non c'è a livello di colorazioni qualcosa di particolare. Io l'acquisterei semplicemente se sono alla ricerca, ripeto, di prodotti piccoli e comodi da portare in viaggio. Però d'altro canto c'è la parte del prezzo, che sicuramente è un po' elevata rispetto poi a quello che offre la collezione, quindi diciamo che spendere 6,95 euro per un rossetto soltanto perché è piccolo e portabile lo trovo un po' eccessivo, almeno per quello che penso io. La qualità dei prodotti in sé non è male, sono comunque, come avete potuto vedere, scriventi, non, niente di performance super eclatante, ma comunque sono dei prodotti validi, almeno così a primo impatto. Non so poi con la durata come possono comportarsi. La cosa che mi ha colpito tanto è sicuramente la matita, perché è super scrivente. Fatemi sapere in un commento le vostre opinioni in merito a questa collezione, se avete comprato qualcosa. Sicuramente quello che vi posso consigliarvi io è se con i saldi verrà scontata, magari qualche cosa potete anche acquistarla in sconto, visto, diciamo, questi piccoli, chiamiamoli così, moto ovunque, quelli contro per quanto riguarda il prezzo. Ho cambiato la videocamera, quindi spero che la qualità sia leggermente migliorata, almeno da quello che vedo io mi sembra migliore, però come sapete mi fa sempre piacere avere un vostro riscontro e sapere cosa ne pensate, se notate anche voi questa cosa. Quindi in un commento fatemi sapere come vi sembra questa nuova videocamera. Io, ripeto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un nuovo video. Ciao!